Tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e come potete vedere nuovamente su Call of Duty. Oggi siamo su Modern Warfare 3, in un commentary, non in un live, perché mi è venuto in mente di provare a fare, diciamo, una nuova serie, più o meno nuova serie, per come adesso vado a spiegarvi, che volevo unire, diciamo, i miei due Call of Duty, quelli con cui gioco di più, che sono MW3 e Ghost, e iniziare una specie di serie che volevo chiamare Road to Prestige, per arrivare al prestigio al secondo o terzo prestigio con tutti e due i miei Call of Duty. Iniziamo già con un diciamo punteggio avanzato, perché qua con MW3 sono già abbastanza avanti col livello di prestigio. Non mi ricordo su Ghost, però vabbè, meglio di niente, cioè per dare un po' di pepe, diciamo, ai COD, visto che adesso comunque è uscito da pochissimo Black Ops 3 e io non ce l'ho, uso questi due, quindi faccio qualcosa di, boh, magari di divertente o di carino con questi due Call of Duty qua. Cominciamo subito, qui siamo già in partita già da un attimino e siamo sulla mappa Ardat. Sto giocando di merda perché sbucano da tutti i buchi possibili e immaginabili. La connessione, forse la mia connessione non era al top, però era stato uno sclero veramente assurdo. Infatti direi che la cominciamo abbastanza male, infatti anche qua non ci ammazza con niente tutto, mentre dopo che prima che siamo già morti, cioè, ci sparano ancora anche mentre siamo cadaveri. Comunque vabbè, sti cazzi, andiamo avanti. Granate random piovono da tutte le parti, entriamo giù nel tubo a vedere se c'è qualcosa qua, perché sicuramente qualcuno c'è, perché sparano proiettili che parlano da tutte le parti. Noi buttiamoci nella mischia con l'MP3, con l'UMP. Ecco una bella granata che ci stende di nuovo, cioè parziale devastante, negativissimo. Questo non l'ho proprio visto, cioè proprio giocando di merda. Solita granata, ripartiamo dal solito punto vicino a questo tubo, non ci toglieremo mai. Lì ce n'è già uno, però affanculo, questa volta l'ho fatto io. Mano del morto, perché logicamente ci hanno di nuovo subito steso. Una mappa molto piccola, questa che era Ardat, molto 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 piccola e frenetica. E nemici che sbucano da tutte le parti, come in questo caso. Ci hanno di nuovo seccato. Adesso ci abbiamo anche un Hind che ci gira sopra la testa, quindi voglio dire, complichiamoci ancora un attimino la vita. Eccolo qua, ci ha già fatto un hit marker bello e buono. Adesso sicuramente ci finiranno, qualcuno ci finirà. Eccolo qua, voilà, bello fatto. Proviamo a cambiare classe e prendiamoci il nostro, niente, zero, non possiamo neanche provare a sparare e tirarglielo via col lanciarazzi. Davvero una buona la mia classe Nabba, lo togliamo così di prepotenza e poi logicamente ci ammazzano loro. Una partita abbastanza di merda, davvero non ho davvero parole. Cominciare questa serie con delle partite così, questa serie, oddio, queste partite che faccio, perché non è una vera e propria serie, perché Road to Prestige bisognerebbe farlo partire dall'1, ma e magari con un titolo nuovo, non come MW3, ma vaffanculo, questo me lo sono comunque portato dietro. Mano del morto. Comunque dicevo, una serie che andrebbe cominciata dai primi livelli, dal primissimo livello, andare su. Hit marker, intanto qua sotto c'è qualcuno. Qua sotto c'è qualcuno, eccolo lì. Ok, un hit marker, un altro l'abbiamo tolto. PP90M1. Tanto granate random così a caso, mappa frenetica. Ecco, voilà, hanno di nuovo fatto fuori. Uno sclero assurdo, non si può giocare questo, mi sta, ecco, dalle spalle, tanto per cambiare. Speriamo che finisca la veloce. Oh, finalmente, naturalmente è perso, ci hanno devastato. 2004 a 7500, cioè, ci hanno proprio, la kill cam l'hanno fatta a me. Ah no, ah, beh, la mia squadra. Io ho giocato di merda, ma la mia squadra non è che sembrasse chissà cosa. A vedere come erano messe. Parziale devastante. 3 uccisioni, 14 morti.
Fare un 3-14 è un assist, direi che è abbastanza buono. Ributtiamoci subito su un'altra partita, sempre deathmatch a squadra, perché comunque essendo un titolo vecchio l'unica connessione che permette di giocare sono i deathmatch a squadra. Sia Town, altra mappa che non adoro, ma comunque proviamoci lo stesso. Ripartiamo con la classe Nubba che uso io, quindi PP90 M1, poi comunque da qualche parte vi lascerò il link per andare a vedere quell'episodio che avevo fatto dove andavo a spiegare le classi che usavo. Vi lascio. Comunque la connessione non è il top. Gli ho scaricato un caricatore a bruciapelo prima che morisse, ci ha messo un attimo. Vabbè, dicevo, lascio il link da qualche parte per farvi vedere le mie due o tre classi principali che vado ad usare quando gioco a MW3. Poi cercherò magari di farlo lo stesso con Ghost, se il tempo permettendo riuscirò a fare qualche partita. Assist intanto con una granata, c'era qualcosa, lagga abbastanza perché vedo la gente che si muove a scatti, ma comunque va bene, sti cazzi. Eccola qua, uno lì fermo che camperava, io naturalmente ci vado a finire in bocca e lui giustamente mi ammazza, ma andiamo avanti, non demoralizziamo. Ecco che comincia a laggare da fare schifo. No, mica, già sto giocando di merda. Se lagga ancora ce l'abbiamo. Ecco, questi qua chissà da dove cazzo ci sparavano. Sì, vabbè, dai, adesso che cazzo è? Due colpi, ti shottano, vabbè. Ma vaffanculo. Ale, via, giù di lag, intanto. Bella laggata, tanto per complicarci ancora la vita. Non riusciamo neanche a salire le scale perché lagghiamo come gli animali. Questa serie comincia, come dicevo prima, proprio al top delle best partite mai giocate su MW3. Eccolo lì, voilà! Colpi che non gli arrivano. Infatti un'attacca di segnale, due attacchi, gli altri sono tutti al top. Noi lagghiamo come i pazzi, ma non demoralizziamo, continuiamo perché noi siamo duri. E arriviamo fino in fondo, anche se facciamo pietà, noi non quittiamo, non quitteremo mai. Non si quittano le partite, a meno che proprio non. Vieni qua. Cioè, questo è ancora segno di lag perché cioè, io tiro la roba e non gli arrivano i colpi. Vabbè, qua mi rimangio le parole di prima, stavo quasi per quittare. Però adesso il segnale è andato abbastanza su. Proviamo a riprenderci, vediamo se riusciamo a creare una rimonta, ma direi che è abbastanza impossibile perché continua a laggare. Guardate quanti colpi prima che vada giù questo, cioè incredibile. Il segnale non è dalla nostra, la partita fa abbastanza cagare. Intanto mi tiro pure le granate sui piedi, cioè proprio un genio in questo frangente di partita. Di andare un po' più cauti senza troppa frenesia, ma qua sopra non c'è nessuno. Giù qua sotto nel mercato magari c'è qualcuno. No, scherzavo. Proviamo a uscire, vediamo che cazzo succede. Oh, eccolo qua. Questo qua non l'ho preso. Ah, si vede che l'ha preso il mio compagno di squadra lì sotto, che se la camperava come un asino. Mancavano un po' questi camper, queste partite così su questi titoli vecchi che comunque a me continuano sempre a piacere. Poi comunque giocando sul PS3 non posso far diversamente, anche se adesso devo dire la verità, non so se Black Ops 3 ci sia per PS3 o se solo per la next gen. Comunque al contrario degli altri Black Ops, questo 3 non mi dispiace, mi piacerebbe provarlo, ma io sono un amante di questi titoli vecchi, quindi continuerò a giocare questi, MW3 e Ghost, un po' perché sono solo quelli che ho, ma ho comunque la possibilità di reperire degli altri Black Ops e quant'altro, ma preferisco tenere questi e cercare di sclerare di più anche su questi qua, perché qua oggi con questo secco, questo qua che so dove cazzo camperava dai corridoi. Comunque scleriamo, scleriamo, scleriamo e spero che questa partita stia anche andando alla fine perché sta di nuovo laggando da fare schifo, non riesco a muovermi da nessuna parte, sto giocando di merda, non so se ho fatto una kill o meno.
Abbiamo vinto incredibilmente, ho fatto una kill, non so come cavolo ho fatto, 500 punti così a caso. Ma avevamo l'Hind alleato che martellava, vabbè. Come prima puntata può andare bene così. Sfida superata, va anche bene, ci sta. Come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo alla prossima con altri episodi di MV3 o Ghost oppure anche Metal Gear Solid, questo non lo so. Rinnovo i saluti, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!